Adesso direi di passare senz'altro al prossimo, che è Luca Albergoni di Trino, Istituto Sergio Ronco. Luca, se sei dei nostri, la parola è tua. Eccoci qua. Luca, ti stiamo aspettando se vuoi intervenire. Interessante come metodo. Vuoi farlo vedere alla giuria. Mi è piaciuta questa. Adesso però vogliamo sentire Luca che... Quando dicono i popcorn, come patatine. Vogliamo sentire Luca adesso però, sul percorso di decisione. Sono anche profumati e sono fatti senza olio perché C'è non abbiamo qualcuno da niente. Trino? Buongiorno, Eccolo, c'è sono Luca. Luca. Buongiorno. Spiega pure anche la questione del packaging, che è interessante. Ciao, sono Luca Albergoni della quinta C dell'alberghiero Sergio Ronco di Trino. Oggi faremo This Not Van Gogh Work, che è una crostata rivisitata. Per la frolla alle noci ci servono 150 g di farina di noci, 150 g di zucchero di canna, 150 g di farina 00, 150 g di burro e un uovo. Partiamo dal burro. Aggiungiamo le farine. Mettiamo la frolla a riposare in frigorifero per circa un'ora. Una volta che la frolla è stesa, per foderare questo stampo avremo bisogno di questo per tagliare due ovali, che saranno il sotto e il sopra dello stampo. Ora taglieremo i bordi per foderare il contorno dello stampo. Ora possiamo foderare lo stampo. Dopo aver fatto il bordo possiamo mettere il fondo dello stampo. Ora lo mettiamo a riposare in abbattitore per una decina di minuti. Per le mele in osmosi ci serviranno le mele a cubetti e una grappa alla vaniglia che versiamo all'interno. Allora prendiamo le mele a cubetti, le mettiamo all'interno della macchina sottovuoto, gli facciamo fare tre giri fino al 100%, in modo tale che il liquido entri all'interno della mela. Per il pane ci serviranno 50 g di farina di noci, 50 g di zucchero di canna, un uovo, 50 g di burro e 40 g di fave di cacao. Per il frangipane mettiamo il burro pomata con lo zucchero di canna e facciamo montare. Ora aggiungiamo l'uovo e montiamo finché non abbiamo una consistenza spumosa. Aggiungiamo la farina di noci e le fave di cacao tritate. Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto. Allora, componiamo il dolce. Mettiamo sul fondo dello stampo uno strato di frangipane. Adagiamo le mele in osmosi e le appiattiamo con il cucchiaio. Dopo aver appiattito bene le mele, facciamo un sottile strato ancora di frangipane. Ora adagiamo il fondo di frolla al di sopra. Ora inforniamo a 175 gradi per 35 minuti. Possiamo sfornarlo e metterlo in abbattitore. Per la ganache al cioccolato, allora mettiamo a bollire la panna in un pentolino. Una volta arrivata ad ebollizione, li tuffiamo dentro il cioccolato. E ora la mettiamo in una sac à poche. Per la glassa a sciabola al cioccolato ci serviranno 300 g di cioccolato fondente e 36 g di olio di soia.
togliamo il cioccolato fondente in microonde. Una volta che il cioccolato è fuso, gli aggiungiamo l'olio di semi e lo incorporiamo bene con la crosta. Per la decorazione abbiamo stampato un'ostia con questa grafica e ho unito le mie due passioni, cioè la moda e l'arte, e quindi c'è la notte stellata di Van Gogh con una frase che significa: questa non è un'opera di Van Gogh, ispirata alla collezione tra Balenciaga e Gucci. Allora, per la decorazione ci servirà il cioccolato bianco temperato. Una volta che il cioccolato è diventato opaco, possiamo tagliarlo. Ora lo mettiamo in frigo a riposare. Dopo averlo sformato e abbattuto, lo possiamo glassare con la glassa Chablon. Ora possiamo decorarli. Prima decoreremo quello da vetrina e poi quello da viaggio. Nella sac à poche abbiamo la ganache di prima. E adagiamo sopra le noci. Adagiamo la decorazione che abbiamo fatto prima col cioccolato bianco e l'ostia. Ciao a tutti, sono Luca Albergoni dell'alberghiero San Gianluca di Trino, frequento la Quinta Pasticceria e oggi faremo dei biscotti salati al parmigiano e edam. Allora, ingredienti: 5 tuorli, 80 g di arachidi, 280 di burro, 100 g di parmigiano, 130 g di edamer grattugiato, 360 g di farina 00, 4 g di pepe e un pizzico di sale. Ora andiamo in planetaria. Allora, ammorbidiamo il burro in planetaria. Aggiungiamo i tuorli e facciamo andare con il gancio. Allora, ora aggiungiamo le polveri. Prima la farina con il pepe e il sale. Il parmigiano. E il edamer. E abbiamo la planetaria. Che l'impasto è omogeneo, aggiungiamo le arachidi e abbiamo piano la planetaria. Infariniamo il bancone. Possiamo iniziare a stenderli e poi li copriamo con il coppa pasta da 10 cm. Una volta stesa copriamo e li trasferiamo sulla carta forno. Inforniamo a 165 gradi per 20 minuti. Possiamo sfornare i biscotti e metterli a riposare in abbattitore.